L'assalto dei tour operator o di semplici visitatori allo stand Campania durante la Borsa Internazionale del Turismo a Milano giustifica l'ottimismo degli addetti ai lavori per la prossima stagione, di quella che ormai è la seconda regione italiana per incremento di presenza turistica. La vetrina della BIT è un luogo dove esporre i tesori culturali campani, a partire dai siti UNESCO, materiali e materiali, le aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Pestum, Campi Flegrei o Plonti a Torre Annunziata, Santa Sofia Benevento, il centro storico di Napoli, la Reggia di Caserta con l'acquedotto Van Vitelliano e il complesso di San Leucio, la costiera amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento, gli scavi di Vella e la Certosa di Padula ed ancora siti immateriali, la dieta mediterranea, le grandi macchine a spalla dei Gigli di Nola ed infine l'arte del pizzaiolo napoletano, ultimo ma non per importanza riconoscimento internazionale. Nello stand della regione durante i 3 giorni della BIT sono state organizzate conferenze tematiche di gusto che rappresentano una sorta di viaggio tra le province campane. Uno dei luoghi più interessanti e più sviluppati del turismo nazionale. È stato un fine settimana tutto milanese per la Campania. Abbiamo aperto questo spazio Campania, che è un luogo di mostra permanente dei prodotti dell'artigianato, dell'industria, del turismo, della cultura della Campania. Siamo venuti a Milano perché, come è noto, questa è oggi la realtà più internazionale d'Italia. E quindi cerchiamo di collegarci con i vari eventi fieristici che si svolgono qui per promuovere i nostri prodotti. Lo sforzo che facciamo è questo, non solo il grande patrimonio storico che abbiamo ereditato. Abbiamo in Campania le aree archeologiche più importanti del mondo, Pompei, Pestum, Ercolano, Velia, Campi Flegrei, non solo i luoghi più belli del mondo, da Ravello a Positano, al Cilento, alle isole, al litorale Domizio, ma abbiamo anche tanti elementi di modernità, quindi non solo più ambiente, storia, enogastronomia di eccellenza. La gastronomia che abbiamo in Campania è unica in Italia e al mondo, ma anche sempre di più gli elementi di modernità, cioè i programmi culturali, gli eventi museali, le mostre, la grande musica e poi la modernità della nostra industria. Abbiamo centri di ricerca straordinari nel campo della biotecnologia, nel campo dell'industria aerospaziale, dell'automobile. Abbiamo un sistema moda che è davvero fra le eccellenze italiane, una grande sartoria, un artigianato di qualità che è unico in Italia, dalle porcellane di Capodimonte alle sete di San Leucio a Caserta. Allora, dobbiamo avere la capacità di valorizzare questo patrimonio. Il salto che dobbiamo fare è un salto organizzativo. Fino ad oggi quello che è mancato a noi è l'organizzazione e credo che siamo sulla strada giusta.